Prima di cominciare a leggerti queste storie, vorrei che considerassi l'opportunità di iscriverti al mio canale. Sarà un modo fantastico per rimanere aggiornati sulle ultime novità e supportare il mio lavoro. Un piccolo gesto da parte tua che per me conta moltissimo. Adesso mettiti comodo e lasciati trasportare dall'atmosfera e dalla mia voce. In un freddo giorno d'inverno inoltrato, tre donne avvolte da mantelli di lana camminavano lungo un sentiero, a pochi passi dall'ingresso principale della città. Procedevano con il capo chino ed il passo svelto, consapevoli che avrebbero dovuto fare ancora tanta strada prima di raggiungere il loro luogo spirituale, un luogo di pace nel quale potevano dedicarsi all'osservanza delle tante rigide regole imposte dalla loro comunità. Lungo questo sentiero, le tre donne si trovarono davanti un mendicante. Era assetato e affamato e indossava indumenti sporchi e logori. Nel vederlo, la prima discepola chinò ancora di più il suo capo affinché potesse osservare solamente la punta dei suoi stessi piedi che correvano veloci sul terreno. Senza neanche degnare il mendicante di uno sguardo, passò oltre, cercando di girare alla larga. Anche la seconda discepola, dopo aver visto l'uomo, abbassò lo sguardo e accelerò il passo, cercando di non perdere di vista l'ombra della consorella davanti a sé. La sua bocca malcelava un ghigno di disprezzo per le condizioni in cui versava quell'uomo. La terza discepola, invece, con enorme stupore delle sue compagne, decise di fermarsi. Diede al mendicante un po' della sua acqua e parte del suo cibo, non solo, mentre scambiava con lui qualche parola, lo aiutava a lavarsi la terra dal viso e a coprirsi con nuove vesti più pulite da lei generosamente fornite. Le altre due discepole guardavano indignate la scena a debita distanza. Condividere dell'acqua, del cibo, toccare un mendicante, un uomo per giunta. Una cosa del genere era completamente inaccettabile per il loro credo ed i loro ideali. Se lo venisse a sapere la madre superiora, ci sarebbero gravi conseguenze, confabularono le donne tra di loro a bassa voce. Una volta terminato di prestare soccorso al mendicante, la terza discepola si alzò e, come nulla fosse, si rimise in marcia. Durante tutto il percorso, le prime due discepole non ebbero il coraggio di proferir parola. Attraversarono una meravigliosa cittadina, formata da borghi sospesi su ruscelli gorgoglianti. Passarono per una silenziosa foresta, ricolma di alberi sempreverdi, e più volte si fermarono ad ammirare panorami mozzafiato e scorci meravigliosi. Mentre la terza discepola si perdeva nell'incanto di tali paesaggi, le prime due si interrogavano sul fatto se fosse giusto o meno riferire quanto dispiacevole era accaduto alla madre superiora. Continuavano a confabulare tra di loro sull'irresponsabilità di quel gesto compiuto dalla loro compagna e di quanto tutto questo fosse contrario
alle leggi stabilite dal loro ordine. Una volta giunte nel loro luogo spirituale, le due discepole resistettero una giornata, poi la seconda, ma al terzo giorno non riuscirono più a tenersi dentro questo fardello e andarono dalla Madre Superiora a raccontare l'accaduto. La Madre Superiora, che era una donna molto anziana e molto saggia, decise di chiamare la terza donna al suo cospetto e senza troppi giri di parole le chiese: «Allora, mia cara, cosa hai fatto durante il viaggio che ti ha portata qui? Vuoi raccontarmi?» La terza discepola rispose: «Oh, Madre Superiora, è stato meraviglioso. Ho ascoltato il dolce vociare di un fiume che scorreva ripido tra alcune case. Sono rimasta in silenzio con i miei pensieri mentre attraversavo una fitta foresta rigogliosa, e sono rimasta senza fiato nell'ammirare magnifici scorci e infinite vallate dall'alto di una collina.» «Va bene, mia cara», disse la Madre Superiora con tono amorevole, «puoi andare.» A quel punto, una delle prime due discepole interruppe dicendo: «Vi sta mentendo, Madre Superiora. Non vi ha raccontato del mendicante?» L'anziana donna guardò profondamente le due giovani e disse loro: «Sicuramente è vero che la vostra compagna si è fermata ad accudire un mendicante. Gli ha dato del cibo, ha condiviso la sua acqua e perfino le sue vesti, e questo va contro le nostre regole. Ma poi lo ha lasciato lì. Lo ha rimosso dalla sua mente, lasciando che tante altre cose la riempissero di esperienze positive. Mentre invece voi non avete fatto altro in tutti questi giorni se non pensare a quel singolo fatto accaduto, perdendovi completamente tutte le bellezze che sono susseguite. Siete state talmente tanto a rimuginare su quel mendicante che non vi siete minimamente godute le esperienze più positive del viaggio che avete fatto. Avevate la mente talmente piena di quel singolo evento che avete trascurato tutto il resto. Nella vita, mie giovani sorelle, al di là di quanto una regola possa essere giusta o sbagliata, vi capiterà di fare molti errori. La differenza starà nel quanto tempo la vostra mente resterà imprigionata a rimuginare sull'errore trascorso, perdendovi le opportunità di crescita e felicità che la vita vi offre. La vera saggezza consiste nel saper imparare dagli errori, lasciandoli andare una volta compiuto il necessario percorso di riflessione e miglioramento. Non lasciate che un singolo evento vi consumi, impedendovi di apprezzare le meraviglie e le opportunità che la vita vi presenta. In una piovosa giornata di novembre, un grande maestro di arti marziali ed il suo devoto allievo, Kai, stavano camminando ai margini di un sentiero, costellato da buche ricolme di fango e acqua piovana. Scherzavano e ridevano tra di loro, quando ad un certo punto un carro trainato da buoi sfrecciò al loro fianco. La ruota posteriore
centrò in pieno una pozzanghera ed uno schizzo di acqua mista a fango andò a sporcare le vesti di Kai e del suo maestro. Il ragazzo, che nel villaggio era abbastanza noto per essere una testa calda, andò su tutte le furie, inveendo contro il guidatore del carro, che per tutta risposta lo schernì con risate e gesti non proprio a modo. Kai era fuori di sé dalla rabbia e cominciò a correre nel tentativo di raggiungere il carro, che ormai si stava dileguando oltre l'ultima curva del sentiero. Nel correre, il ragazzo inciampò su una pietra bagnata e ruzzolò a terra. Si toccava il ginocchio, continuando ad inveire contro il conducente di quel carro, che ormai non poteva più udirlo, giurando a se stesso che prima o poi gli avrebbe dato una bella lezione. Kai ed il suo maestro si rimisero in marcia. Durante tutto il percorso, il ragazzo non faceva altro che guardare le sue vesti sporche di fango ed imprecare contro quel conducente. Ogni tanto si toccava il ginocchio dolorante, giurando imminente vendetta. In tutto ciò, il suo maestro camminava serenamente al suo fianco, ascoltando attentamente le parole del suo allievo. Una volta giunti in città, finalmente poterono sciacquare i loro panni alla fonte cittadina. Kai era ricurvo su un sasso e strofinava nervosamente due lembi della sua veste per cercare di rimuovere quanto più sporco possibile, quando per un attimo il suo sguardo si posò sul maestro. Il volto del grande maestro era rilassato e con gli occhi chiusi accennava un minimo sorriso, mentre con le mani si muoveva lentamente e ritmicamente, maneggiando con cura la sua veste imbrattata. A quel punto, il ragazzo incredulo si rivolse al suo maestro dicendo: «Maestro, ma non vi siete per nulla adirato per quanto è successo?» «Certamente», rispose il grande maestro, senza aprire i suoi occhi. «Mi sono molto innervosito, per circa 4 o 5 secondi». «E poi?» chiese il ragazzo stupito da questa risposta. «E poi l'ho semplicemente perdonato», rispose il maestro, senza fermare il movimento delle sue mani. Kai smise all'istante di strofinare e ribatté sconcertato: «Come si può concedere il perdono ad una persona tanto irritante?» «È qui che ti sbagli, mio caro ragazzo», prese a dire il maestro. «Il perdono non è qualcosa che si concede agli altri, è qualcosa che si regala a se stessi». «Non capisco, maestro», rispose Kai con aria inebetita. «Guarda quello che è successo oggi», disse il grande maestro con aria soddisfatta. «Quando il carro ci ha schizzato con il fango, ci siamo sentiti entrambi umiliati e derisi, e quindi abbiamo iniziato a soffrire. Poi io mi sono concesso di perdonare ed ho quindi smesso di soffrire, mentre tu hai continuato a patire per un qualcosa che ormai era passato e che ti sei portato dietro per tutta la giornata. Non ho sofferto io, non ha sofferto neanche il conducente del carro, che probabilmente
ha continuato la sua giornata allegro e felice. Hai sofferto solo tu. Allora, dimmi, Kai, ne è valsa la pena essere così nervoso e frustrato per tutta la giornata? A cosa è servita la tua rabbia, se non ad arrecare danno al tuo corpo ed al tuo spirito? Qual è stato lo scopo del tuo rimuginare ed imprecare per tutta la giornata? Capisco, maestro, rispose il ragazzo mantenendo basso lo sguardo. Ma in questo modo quel prepotente non imparerà mai la lezione. Non è compito tuo impartire lezioni di vita a nessuno, rispose il grande maestro. Il tuo compito è sentirti in pace con te stesso. E ti assicuro che questo obiettivo è l'arma più potente che tu possa usare in ogni situazione. Kai tornò a casa riflettendo sulle parole del maestro. Proprio lui, che era un maestro di arti marziali, così forte e così preparato nella difesa personale, gli aveva donato una prospettiva completamente nuova sulla forza interiore e sulla saggezza. Il giorno dopo, uscendo dalla sua dimora, Kai vide il conducente del carro passare proprio davanti a lui. In un primo momento, il ragazzo fu colto da un brivido di rabbia e voglia di vendetta. Ma poi ripensò alle parole del suo maestro. Allora prese un respiro profondo, rilassò i suoi muscoli e con un cenno di sorriso sul volto salutò il conducente del carro, che non aspettandosi una reazione simile, si limitò a ricambiare il saluto. Quella notte il conducente del carro non riuscì a chiudere occhio, tormentato dal domandarsi per quale motivo quel ragazzo lo avesse salutato anziché riversargli addosso la propria rabbia.